Tra le tante interviste che ho fatto, beh, questa devo dire che è stata la più insolita. Questa l'ho fatta tutta via WhatsApp, senza nemmeno vedere con chi parlavo. Però, già da come me l'aveva descritta l'amica che mi ha chiamato, mi ero immaginato tutto il viaggio suo, le situazioni che doveva incontrare, cosa avrà sentito, cosa avrà pensato. E volevo quasi con le mie domande verificare se ciò che pensavo era anche quello che in fin dei conti aveva provato questa donna incredibile, Paola Giacomini. E adesso sono contento che anche voi possiate ascoltare questa intervista. Spero l'ascoltiate integralmente e non vi perdiate nemmeno una sillaba, perché tutte le sue parole hanno un grande significato profondo. Poi, se qualcuno è interessato, lei sta scrivendo un libro che in futuro verrà pubblicato, così potrete anche prenotare senza nessun impegno questo libro e quando sarà pubblicato sarete avvertiti. Solo dopo potrete casomai comprarlo. Ciao, sono Danilo. Vorrei farti questa domanda. Quando tu viaggi così con il cavallo in mezzo a questi spazi infiniti, magari con il caldo, con il freddo, dal punto di vista fisico, diciamo, non senti il corpo come in balia della natura, non ti senti come in difesa rispetto a tutti questi elementi della natura? Gli elementi della natura, il caldo, il freddo e la tempesta sono compagni di viaggio anche loro, quindi bisogna un po' accettare il loro umore e collaborare il più possibile. Sicuramente c'è una cosa che diceva un certo signor Baden Powell, che era l'inventore dello scautismo, che non c'è buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento. Da lì in su, quando uno è ben coperto, quando uno ha i piedi asciutti, quando va tutto bene, perché comunque anche la tempesta ha il suo fascino, anche la gelata più fredda ha il suo fascino, e anche il solleone se si è all'ombra. Viaggiando o rimanendo ferma anche, finché sei nella solitudine, hai un dialogo con qualcosa, con qualcuno, oppure rimani nel silenzio della mente? Le occasioni per cercare il silenzio della mente sono piuttosto rare quando si viaggia a cavallo, perché in realtà questi due personaggi sono sempre molto presenti ed eloquenti, insieme a tutte le forze della natura e a quello che è l'avanzare. Sicuramente trovo un ritmo, una ciclicità, uno stare ferma nel tempo cercando di avere appunto moduli che nella giornata si ripetono e che tranquillizzano sia i cavalli che me. E questa ricerca non è proprio un silenzio, è una ritualità, ecco, che è un po' diversa, perché con i cavalli ovviamente non si usano le parole, o qualcuno le può anche usare, magari, però delle volte sono immagini quelle che ci si passa o quelle che... E quindi il silenzio non è soltanto un rumore, è anche una visione. E il silenzio delle volte lo sento di più, magari in un concerto o in una fiera con tantissime voci che parlano, che non quando sono sola con i miei cavalli in mezzo alla steppa. Questo te lo assicuro. Se hai un dialogo, nel tuo dialogo hai delle richieste o è solo un dialogo senza richiesta alcuna?
I miei dialoghi sono sempre un po' strani. A un certo punto avevo anche provato a fare delle interviste, ma tantissime volte in realtà sono degli ascolti, quindi e poi la persona o la cosa o l'animale o la pianta che ho davanti che si mette a raccontare le sue qualità. E quindi se intendi quando cerco la strada, certo che cerco una risposta, faccio una richiesta, quando cerco un posto per accamparmi anche, ma quando entro nella chiesa di un monastero ortodosso con un monaco, io aspetto che sia lui a riempire ogni angolo di quel posto che non conosco con quello che sa e che mi può permettere di comprenderlo. Quando incontri delle persone, magari dopo tanti giorni di camminare, di andare a cavallo così, hai la gioia dell'incontro e la curiosità di chiedere alla gente del posto, oppure diciamo fai qualche breve scambio al minimo e preferisci poi andar via? No, in linea di massima, il viaggio per me ha valore tanto più è l'umanità che riesco a svelare, e quindi quando incontro delle persone per me sono delle miniere d'oro. È chiaro che se sono proprio stanca, 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 il dialogo è ridotto all'osso perché proprio non ce la posso fare. E cerco di recuperare magari in seguito, però veramente per me l'importante è l'incontro e quindi svelare il più possibile della luce di ognuno degli angoli del cuore che di chi ho davanti per me è fondamentale, perché è quello che cerco. In quanto donna, ti senti più protetta o più vulnerabile o non cambia niente? Nei confronti dei posti che hai attraversato, hai trovato delle culture che sono più aperte, più chiuse o anche ostiche addirittura nei tuoi confronti in quanto donna? Fabrizio si chiama? Danilo. Danilo. Caro Danilo, essere donna è stata una gran fortuna. Non so se un uomo se la sarebbe cavata così bene, ma soprattutto perché appunto sono stata accudita e presa sotto le ali di tantissime persone. E in realtà anche nel mondo musulmano, che è quello che mi aspettavo più ostile, il mio viaggio ha destato nelle famiglie un certo stupore, anche proprio di equilibrio, no? Vedendo una persona così che arrivava con due cavalli e che era pure una donna. Riconosco che se fossi nata in quei posti difficilmente mi sarebbe mai venuto in mente di fare un viaggio del genere, e loro pure lo riconoscevano, però mi hanno sempre accettata, rispettata e onorata in tantissimi casi, come se fosse il valore dell'idea, il personaggio che era arrivato. Non era né una donna né un uomo, era proprio soltanto un'idea. E questo certe volte mi ha proprio stupito guardando la situazione da fuori. Comunque, in tantissimi casi essere donna penso che sia stato molto comodo, proprio perché la gente mi accudiva con più amorevolezza, ecco. Non so quanto sia durato il tuo viaggio, ma avendo fatto esperienze, penso anche un po' dure dal punto di vista sia fisico che psicologico, dure nel senso che la natura ti mette anche alla prova, no? Desideri, avevi del desiderio di comodità tipo un bagno caldo, un letto soffice oppure insomma comodo, dei pasti caldi, questo. Quanto ti mancava? Oppure pensi che sia una vita che una persona può fare
avendo magari anche le comodità minime, tipo una tenda o una casa piccola, o sei, diciamo, propensa verso a comodità più occidentali, diciamo. La comodità per me è sentirmi a casa e sotto il mio telo mi sento a casa. E sotto il mio telo con i miei cavalli mi sento a casa e in famiglia. E in realtà, cioè, i cavalli ovviamente sotto il telo non ci stanno, con i miei cavalli vicino. Perché comunque ognuno dei sacchetti, borse, borsettino che ci sono appesi alla sella ha un suo significato, non solo di scenografia di un cavallo che arriva tutto affardellato, ma in ognuno di quei sacchetti c'è qualcosa che mi serve per cucinare, qualcosa che mi serve per studiare, qualcosa che mi serve per dormire, cambiarmi e lavarmi. Certo è che un bagno caldo è la cosa più difficile da trasportare, e quello ogni volta che c'è mi ci tuffo a capofitto. In Russia è stato molto facile perché lì c'è la bagna, che è un modo di lavarsi veramente fantastico con il calore umido delle pietre bagnate sulla stufa, su una stufa caldissima, in una stanza piccolissima. Ah, tipo una sauna finlandese. Sì, però ha una temperatura più bassa e con un'umidità Bagno molto più turco, elevata. bagno tipo Una via bagno. di mezzo, il bagno turco è ancora più Sì. bassa e con tantissimissimo vapore. E poi, cioè, sono proprio la finlandese, la più asciutta e più È calda, vero. perché se metti pochissima umidità arrivi anche a 120-130 gradi. Troppo L'ho comunque. visto, no, l'ho Per visto. me è È troppo, un bollito di però cervello, ma. 90 gradi per me è tantissimissimo. E invece il 90 gradi è già il massimo della bagna, Ah, che è il ok. massimo di solito da 85. Bello. Comunque, in Russia mi è successo, metti ogni 2 o 3 giorni, capitava che qualcuno mi scaldasse una bagna e quello era veramente. Adesso mi manca perché la doccia non è come quello ti pulisce, ti fortifica, e, cioè ti lava fino in fondo all'anima, dicevo, perché proprio una bellissima cosa. Quindi niente, non so se queste sono comunità occidentali o no, queste qui del telo tenda. Secondo me sono occidentali perché nessuno in Oriente viaggerebbe in questo modo in quest'epoca. È un lusso che probabilmente posso permettermi grazie a una salute che Dio mi ha regalato e che mi ha sempre scortata lungo la strada, ecco. La faccia della domanda ed è una risposta breve, No, ci che siamo dicevi? persi perché ci siamo messi a tirare fuori la bagna. Gli affetti che hai lasciato a casa, ne avevi nostalgia oppure sapendo che tanto tornavi non ti davano nostalgia e voglia di risentirli? Oppure li risentivi ogni tanto? Le persone che ci sono a casa, avevo bisogno di sentirle e di condividere insieme tante cose, perché ovviamente, cioè, perché non sono da sola e ho delle radici potentissime e in queste radici c'è tantissimo affetto e quindi sia per me che per loro era fondamentale tenere unito il filo. E la cosa che mi è mancata di più è stata la mia cavalla, perché ovviamente lei non potevo telefonarle, e quindi quando la rivedrò sarà un'emozione unica. Non vedo l'ora. I cavalli, visto che non sono loro che hanno scelto te, ma sei tu che hai scelto loro. Vedevi che il viaggio lo facevano volentieri alla mattina quando partivi. Loro ripartivano, si facevano sellare tutto di buon grado, o a volte li hai visti un po' restii? Se li hai visti restii, tu ti adattavi ai loro tempi, aspettavi che fossero più ben disposti? O
o diciamo li forzavi e si partiva lo stesso? Per me il fatto che i cavalli non avessero scelto di fare questo viaggio, ma che siano i protagonisti di questo viaggio, è sempre stato un ingrediente fondamentale della maggior parte delle scelte, nel senso che loro non hanno scelto questo viaggio, quindi questa cosa che gli sto facendo fare gli deve piacere. Devo fare il possibile perché ci sia sempre l'erba più buona, l'acqua più buona, l'ombra più fresca quando fa caldo e il posto più soffice per dormire quando fa freddo. E quindi il fatto che loro non avessero scelto questo viaggio, come probabilmente altre mille cose, per me è stata anche un modo di affrontarlo poi, perché comunque pensare equino, capire che cosa gli piace, che cosa gli fa star bene, è stato una cosa fondamentale. Loro sono cavalli, quindi sono molto abitudinari sia nello spazio che nel tempo. Trasportandoli così lontano da casa loro, li ho portati molto lontano nello spazio. L'unica cosa che potevo fare per tenerli il più sereni possibile era dargli serenità mantenendo una ciclicità del tempo, quindi appunto tenere degli orari più o meno costanti, si mangia sempre in quel momento lì, si parte in quel momento là, ci si ferma in quel momento su e si riparte in quel momento giù, eccetera, no? Ovviamente le varianti ci sono perché devi fare la spesa, devi trovare questo, devi trovare quell'altro, però mantenere un ritmo il più costante possibile li fa sentire un po' a casa, quindi e per me questa è una priorità fondamentale anche nella ricerca del posto del campo, eccetera, è proprio il cercare di stare dietro questo loro bisogno che mi ha obbligato a tutta una serie di scelte. E poi in realtà ha aiutato anche me perché facendo questo tipo di scelte e avendo questa ciclicità nel tempo, in realtà ho rasserenato anche me perché quando le cose funzionano in maniera proprio ciclica stiamo bene tutti e tre, meglio tutti e tre. Quando capita il casino che facciamo tardi, ok, tutti e tre ci abbiamo il mal di testa, però siamo proprio ormai all'unisono per queste cose. Ovviamente non mi dice un mal di testa, dammi un momento, però insomma, vedere che, cioè si vede quando un cavallo sta bene sereno o quando non è per niente così. Visto che è un equipaggio, visto che siamo insieme ed è diventata una squadra, per quanto loro non abbiano scelto di partire, io comunque non volevo degli schiavi, io volevo degli amici con cui condividere un viaggio, quindi ho fatto il più possibile perché fosse bello anche per loro. E ti senti che loro si sono divertiti anche Secondo me come custode volti. sì, anzi c'è proprio voglia e tutto quanto. Cigheré. Come si chiama? Cigheré, il cavallo Cigare. nero, ha nostalgia di casa e me lo dice tantissime volte. Non so come spiegarti come me lo dice, però forse anche questo Lo fatto sento anch'io quando che me lo dici. Sì. la vedi la bandiera della Mongolia che sventola nell'occhio. Sì, me E lo questo immagino. proprio per descrivere dico così, però insomma, vedo proprio le praterie, le colline verdi. Oggi che è venuta questa mia amica mongola, gli ha parlato in mongolo, le ha smesso di mangiare e Sì. la guardava Veramente come se incredibile. avesse incontrato una fata. Sì, anch'io avevo questa sensazione che lui Stesse guarda, stesse, ascoltando. sì. Infatti io ho detto digli che stiamo andando a casa di non preoccuparsi e che anche se non è la stessa di prima cercherò di fare in modo che stia bene. Gli ho detto tutto quello che potevo dirgli mentre c'era lei che mi faceva da interprete perché Sì. secondo me lui capiva. Quel Sì. cavallo lì è stranissimo.